Via le auto del centro storico, ormai è fatta, è deciso. Sarà un'estate senza l'andirivieni delle auto. Il comune ha blindato il salotto della città, a fronte anche dei numerosi e di ulteriori spazi concessi alle attività commerciali nel periodo post-emergenza pandemica. Si hanno bisogno di spazi per rimettere in piedi anche il tessuto economico del cuore pulsante della città. Ma nel corso delle sperimentazioni avviate dal comune, questa è la terza fase, sono arrivate numerosi feedback, anche alcune falle di questa prova di pedonalizzazione dai turisti agli esercenti e ai vari attori coinvolti, che noi vogliamo riproporre con il rewind della nostra raccolta di opinioni, perché le interviste restano nella memoria collettiva a beneficio di una terza fase sicuramente diversa e migliore. Io sono d'accordo, però bisogna anche fare qualche altro parcheggio. Io sono d'accordo per l'isola pedonale, anzi l'avrebbero dovuto fare pure qualche anno fa. Ritengo che è un'operazione che andava eseguita in un altro periodo dell'anno o comunque nel periodo in cui c'è un maggior flusso turistico. Per come è strutturata adesso, secondo me, io non sono d'accordo, ma non, semplicemente perché va pensata bene la cosa, nel senso va condivisa con chi ci lavora e chi ci abita. L'area pedonale è giustissima, però ci sono molti punti negativi. Uno di questi punti negativi sono le biciclette. I disagi praticamente, non puoi caricare, non puoi scaricare, gente che viene a comprare i confetti, che passa un attimino con la macchina e quindi bisogna, loro si trovano comodi così, giustamente. Chi dice lui se la pedonale, ok, io ci sto, ma determinati giorni. Ma io sono stato sempre a favore della pedonalizzazione del corso, chiaramente in estate, per permettere anche poi di eververe a quelli che sono il comune di Sulmona. Penso che sia il momento di pedonalizzare, almeno fino alla metà di ottobre, è la scelta più giusta. Secondo me è più bello così viene più gente. Lavoriamo tranquillamente, ottimo lavoro, mi piace.